Andiamo rapidamente a concludere. Io mi sento di dover difendere anche quello che è stato detto rispetto alla critica sulla deriva politichese. Non sono del tutto convinta, anche perché il punto era: mettiamo sul piatto dei temi, degli argomenti, ma capiamo come un partito fatto anche di sensibilità, se non vogliamo dire anime o addirittura correnti diverse, riesca poi a trarre una sintesi. Cioè anche questo è necessario capire per poi andare a valutare come temi concreti vengano tradotti in provvedimenti concreti, non per difendere, ma insomma a me sembrava che fosse questa l'idea, e mi sembra di aver avvisato questo così forte distacco tra i temi e quella che è stata così definita una così, diciamo che deriva insomma politichese. Allora, dando un riassunto rapidissimo di quello che voi avete chiesto, a parte le prime due domande proprio chiarissime, cosa ha fatto il governo sull'evasione fiscale e sulla corruzione, e poi si torna a dire insomma chi sta rappresentando questo Partito Democratico e quanto le risposte economiche siano fondamentali. A questo è proprio quello che ha detto ieri Confindustria sul valore economico anche del risultato del referendum sulle riforme, fa capire che il discorso non si stacca tanto dall'economia. Un rapido giro di conclusioni, stavolta 5 minuti e non 10 come prima, ricordo di nuovo da Benamati. Sì, allora adesso non toccherò tutti i temi delle risposte perché magari altri toccano anche gli altri relatori, perché penso che sulle domande che sono state fatte relativamente alla questione dell'economia, per esempio. Allora, siamo d'accordo sul fatto che l'elettorato in questo momento è molto sensibile alle risposte economiche, alla situazione economica, come dicevamo prima. Il voto che esce è un voto che è anche contro una situazione, diciamo, più ampia sul nostro paese, di incertezza che c'è. Da questo punto di vista, l'azione del governo nell'ambito anche dell'Unione, sulla quale sono d'accordo con quello che diceva Rossi, che stiamo mettendo in campo, però questa è una cosa fondamentale, stiamo mettendo in campo una discussione interna nell'ambito delle procedure dell'Unione, rispettando le regole per cambiare le regole. Il tema del governo è stato un tema da un lato riformatore e da un lato di politiche attive al sostegno sia del reddito sia delle attività produttive. Lo dico perché in campo economico questo paese per anni è stato bloccato, lo sappiamo bene. C'era necessità di iniziare una stagione di cambiamento. Allora, le riforme del mercato del lavoro, le riforme su cui si sottrace poco, della giustizia civile ad esempio, che sono una riforma che è una riforma che ha un valore economico importantissimo, perché nessuno ci pensa. È un paese in cui chi fa azienda, quando va in tribunale, non si vede riconoscere la situazione, i suoi diritti, i suoi doveri, se non dopo 10 anni. È un paese che ha dei grossi problemi. Quindi c'è una parte delle riforme che sono in corso e una parte delle misure. Adesso non richiamo solo il tema della riduzione delle tasse, richiamo, come dicevamo prima, le stabilità del 2014 e del 2015 con le misure di sostegno al lavoro e alle imprese. È vero che sono state introdotte, ma ci sono state anche degli incentivi alle assunzioni, è vero che ci sono state delle misure di fiscalizzazione, ma è vero che le imprese hanno avuto per la prima volta dopo tanti anni la possibilità di avere crediti di imposta e facilitazioni quando rinnovavano le loro attrezzature e le loro patrimoni. Nell'aumento della occupazione, nella ripresa della produzione industriale, che non è ancora nel valore che noi vorremmo, ci stanno anche le misure che abbiamo messo in campo. Certamente occorrerà continuare su questa linea. Credo che la stabilità del 2017 conterrà elementi importanti sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista delle politiche attive per il lavoro e per l'impresa, perché ci saranno diverse misure che aiuteranno ulteriormente le imprese a innovare, ulteriormente le imprese a investire e ulteriormente le imprese ad aprirsi digitalizzando e internazionalizzandosi. Dico questo
io concludendo sul fatto che però le riforme che stiamo facendo sono un passo indietro, hanno un valore economico. Lo dicevo con la riforma della giustizia, ma questo è vero anche con la riforma costituzionale. Voglio chiudere su questo. Perché passare da un sistema bicamerale perfetto, in cui c'è una retta continua dei provvedimenti legislativi e i tempi sono lunghi e spesso il risultato non è sicuro, un sistema monocamerale che dà la fiducia al governo e una Camera delle Autonomie non ha solo un valore, diciamo così, politico, ma anche un grande impatto. Allora, quando andremo a valutare a ottobre, probabilmente questa non è ancora chiara il giorno, ma sono anche se ottobre, quando valuteremo questo risultato, sappiamo che c'è non solo un tema importantissimo politico e istituzionale, ma c'è un valore economico. Quanto si sta creando è il tentativo di far uscire il nostro paese da un ritardo.